Vuoi o non vuoi, Fortnite è riuscito nuovamente a monopolizzare l'attenzione del grande pubblico. Anzi, diciamo che negli ultimi 3 giorni non si è parlato d'altro, non solo nel mondo videoludico, ma l'evento del Black Hole, il buco nero, che ha trascinato tutto quanto verso un provvisorio The End, è stato un evento in grado di generare curiosità su scala globale. Ora che il capitolo 2 di Fortnite, il Battle Royale, è ufficialmente iniziato, mi piacerebbe ripercorrere con voi, maledetti figli di Paps, non solo le varie tappe dell'avvenimento, ma anche cercare di capire il significato e l'utilità di una strategia comunicativa del genere. Io sono il Poro Michele e Fortnite è morto. O meglio, così dicono. Da un po' di tempo infatti è palese che l'interesse intorno a Fortnite stia calando. Il Battle Royale per eccellenza, il fiore all'occhiello di Epic Games, dopo 2 anni di monopolio incontrastato, inizia a registrare un netto abbassamento di utenti attivi, sempre meno visualizzazioni su piattaforme di streaming e in generale la curva degli introiti punta verso il basso. Sono sempre numeri che sbaragliano totalmente la concorrenza, ma è innegabile e fisiologico che il punto massimo di popolarità di Fortnite sia già bello che finito. Il succedersi delle varie stagioni con i loro pass battaglia è un espediente geniale, ma che ha portato l'ecosistema di gioco a una sorta di ridondante saturazione. Ogni 10 settimane Epic Games ha sempre dato qualcosa di nuovo alla sua utenza, senza però stravolgere radicalmente l'esperienza di gioco. Ogni nuova stagione corrispondeva a un reset della progressione dell'esperienza, a nuove sfide e piccole variazioni di gameplay, e a una sorta di progressione narrativa che quasi a livello di una lore ambientale modificava leggermente la conformazione del vero protagonista del Battle Royale, l'isola di gioco. Il passaggio dalla 10ª all'11ª stagione è stato però tutt'altro che fluido, anzi lo definirei proprio traumatico. Domenica i giocatori hanno assistito a una vera e propria catastrofe. In seguito al lancio di un missile si sono aperti svariati squarci dimensionali che hanno letteralmente spazzato via l'intera area di gioco, trascinando all'interno di un buco nero qualsiasi cosa, giocatori compresi. In seguito alla disconnessione della totalità dell'utenza è iniziata una vera e propria fase di stallo durata quasi 2 giorni ed è anche stata la parte geniale dell'intera operazione, che ha saputo mettere Fortnite sotto i riflettori mediatici come ormai non succedeva da tempo, basando l'intera strategia comunicativa sul nulla. Un black hole, un buco nero dove non succede nulla, che registra un boom di visualizzazioni in live stream, con 1 milione di trepidanti utenti che aspettano che accada qualcosa. Ma poi, cosa doveva accadere? Ecco, questo è il punto. Al di là dei pochi criptici messaggi indirizzati all'elite che ha saputo interpretare la lore di gioco, era ovvio che sarebbe successo quello che è successo, il passaggio al capitolo 2 di Fortnite, una sorta di reset della numerazione delle stagioni con tanto di nuova area di gioco che però non rappresenta la fine del titolo, ma solo il suo reboot. È interessante notare come l'assenza di una comunicazione esplicita, anzi il fare affidamento sull'incertezza e le aspettative dell'utenza, non solo abbia fatto esplodere la curiosità di tutto il mondo, ma abbia creato un vero e proprio panico negli utenti disconnessi e senza più punti di riferimento. Se da una parte il black hole era sulla bocca di tutti, ma proprio tutti, dall'altra c'è chi ha seriamente temuto per i suoi acquisti in game, per la personalizzazione del proprio avatar e per il tempo investito su di un titolo completamente annullato da un buco nero. Quanto era improbabile che Epic Games dicesse ai suoi utenti: no, mi dispiace, avete perso tutti i vostri soldi. Era impossibile, eppure la paura c'era. Sarà un caso che il fissare il nulla nell'attesa di una rivelazione arrivi nella stessa settimana della live stream di 24 ore di Pokémon? Gli eventi parlano a 2 utenze ben diverse, eppure il linguaggio comunicativo sembra essere proprio lo stesso. Il giocatore è sempre più un osservatore passivo e poco importa la durata dell'attesa. Ciò che conta è che alla fine arrivi l'oggetto del desiderio, sia un ponita o un nuovo terreno su cui paracadutarsi. Epic Games si conferma, insomma, come una delle realtà più aggressive e potenti di quest'era videoludica. Non solo ha generato e cavalcato la moda del momento nel modo più redditizio possibile, ma ha dimostrato ancora una volta di comprendere e anticipare alla perfezione i desideri del proprio pubblico. Fermezza che si rispecchia anche nelle operazioni extra Fortnite, quasi a rimarcare la consapevolezza che sebbene il Battle Royale sia il suo cavallo vincente, prima o poi questo andrà in pensione. E a quel punto le mire espansionistiche dell'Epic Game Store e le ingenti somme di denaro utilizzate per accaparrarsi esclusive di peso inizieranno a trovare il loro posto in un disegno sempre più chiaro. E voi maledetti poracci, che ne pensate di tutto questo casino generato dal buco nero? Badate bene che solo perché il gioco non vi piace, secondo me non dovreste sottovalutare la portata di questo evento mediatico. È per questo che vi aspetto nei commenti.
Mi raccomando, se questo video è un po' riflessivo vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, dal Black Hole, ciao!